Expo Torre 2010, siamo all'interno dello stand San Marco con il signor Daniele Bazzetta a parlare di risparmio energetico nel concetto del cotto, della copertura, delle facciate, dei mattoni, quindi andare a individuare il perché si parla anche di risparmio energetico in questo contesto, cioè nel contesto in cui la durabilità di un prodotto è importante per quanto riguarda il risparmio e il portafoglio, cioè quindi non andare a sostituire rapidamente un prodotto perché si deteriora ma perché dura nel tempo. Questi ultimi inverni hanno generato delle problematiche di esfoliazione su molti tetti per il clima molto rigido. San Marco, come mai non ha avuto queste problematiche? Beh, come mai? Perché per fortuna noi abbiamo un'azienda nostra che è da ormai 70 anni che produciamo tegole, abbiamo la fortuna di avere un'argilla piemontese che è un'argilla che ha di base proprio che è un'argilla ingeliva, e quindi tutto quello che noi abbiamo poi cucinato con i nostri stabilimenti e tutto dà un prodotto che dà una resistenza al gelo che passa i 200 cicli di gelo e disgelo. Ecco per cui siamo gli unici aziende che diamo 30 anni di garanzia alla gelività e permeabilità del materiale, parlando di tegole e di coppi che vanno poi sul tetto, e questo è un grossissimo vantaggio per l'utilizzatore, perché giustamente come diceva lei la prima cosa è la durabilità di un prodotto, è già un risparmio in partenza, perché se tu hai la garanzia di quel tetto lì di non andarlo a cambiare per 50 anni sei già partito col piede giusto. In prevalenza parliamo di coppi, di tegole, cioè qualsiasi tipologia di copertura voi siete in grado di realizzarla? La nostra specialità è proprio per quello, noi partiamo dal coppo che chiamiamo il coppo tradizionale che si faceva 400 anni fa, naturalmente oggi sono tutti fatti a macchina ovviamente, e poi abbiamo fatto anche tegole nuove che hanno simulano quello che è la copertura di un coppo, come ad esempio quello che vediamo qua, il coppo San Marco, che è una tegola a tutti gli effetti ma alla vista dà proprio l'aspetto estetico di un coppo, quindi uniamo la funzionalità di una tegola, quindi minor peso sul tetto, minor pezzi sul tetto, che qui parliamo di 12 pezzi al metro contro i 30 che possono essere di un coppo, e quindi facilità di posa in opera, quindi anche i posatori sono sicuramente più contenti di utilizzare un prodotto molto più veloce, pratico e funzionale di quello che può essere la tradizionale tegola in coppo di una volta, pur non disdicendo quelli che sono i coppi tradizionali che noi da sempre facciamo e continueremo a farlo, perché nella ristrutturazione è uno dei prodotti che verrà sempre utilizzato ovviamente. Quindi un'azienda che dal 1935 produce coppi e lavora al cotto ha trovato nuove tecnologie e nuove applicazioni nel 2010. Possiamo che le auguriamo appunto un buon lavoro, buon proseguimento di fiera, e la ringraziamo per il contributo. Grazie, molto gentili, è stato un piacere essere intervistati da voi e tutte queste cose. Molto gentili, grazie.